là, con chi scarpò lei mi spurgettete per il pavimento? C'era la cena degli ufficiali stasera. E se trovano sporco, che figura facciamo? Di là, cucche, di là. Cucche, io mangiare un chilo di pasta. E va bene dopo aver portato a cuocere i tacchini, le patate, i cartofi. Cartofi. Va bene? Di là? Di là? Cucche! Andiamo! Accomodatevi, prego! Prego, accomodatevi, prego! Prego! Teresa è di casa, perché il giardino della villa confina proprio con la legnaia del forno. E lei da bambina saltava dal muretto nel prato, nel nostro prato, per rincorrere la palla o il gatto, capito? Sempre bambina, stata una birichina tenera, cara. Di lei, signora, ho solo sentito parlare, perché quando lei è partita per andare a fare la sua carriera d'artista del tabaret, appunto, io ero in collegio a studiare e quindi non ho avuto l'occasione di conoscerla, ma mi fa molto piacere averla mia ospite stasera, anche se in circostanze poco felici, per la verità. La ringrazio, Contessa Lodovica Foschi di Monfort. Guarda, sono io onorata di essere sua ospite, prima di tutto, e poi di essere accolta in un palazzo ricco, stupendo, pieno di opere d'arte. Vedo che questo è della scuola del Pollaiolo. Esatto. E poi. Guarda, anche questo qui è una rarità, una rarità, proprio una rarità. E ma vedo che anche degli strumenti musicali, sì. le piace la musica? Moltissimo, moltissimo, solo che in questo periodo non mi sento né di suonare né di cantare. Peccato, peccato, ma almeno per questa sera non potrebbe fare un po' di musica? Santa pace, Santa sì, Polenta. Ma sì, per stasera penso che non ci siano problemi, eh? Ah, bene, perfetto, perfetto. Allora io propongo di suonare sì. una canzone molto popolare in Germania, una canzone tedesca. Ma così creeremo un'atmosfera da far sciogliere anche il più rigido degli invitati, quelli stoccafissi di ufficiali tedeschi, sì. Poi in merus. Sì, vabbè, ma io cosa devo fare? Ah, la Kellerin! La Kellerin! La Kellerin è la cameriera graziosa, gentile, affabile, elegante, insomma, di classe. Di classe. Perché, come dicevo prima, dobbiamo creare quel clima piacevole dell'ambiente di cui hanno molta nostalgia. Sì, sì, ho capito, Vi faccio entrare, sì. Vi faccio accomodare, vi do da bere, qualche cioccolatino, certo, così. Cioccolatino. Poi la contessa prenderà lo strumento musicale, suonerà, dirò. Suonerà, si canterà, si ballerà. Quando, presto dirle un po', ecco così, sì. Quando poi avranno abbassato la guardia, saranno cotti al punto giusto, arriveranno gli strudel. Oh. Spero che arriva presto gli strudel che è, perché... Non c'è problema. Sono pronti da un pezzo. Meno male. Non aspettano altro che il segnale da noi. Bene, 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 bene. Mamma, però... Buono? Sì. Adesso. Però adesso è tardi. È vero, è vero. Bisogna prepararsi. Esatto. Togliamo il disturbo. Allora va qua. Poi veniamo dopo. Ecco, va con parte. Prego, prendi qua. Cambiate, veniamo dopo. Da che parte? Di qua. Un labirinto. È un labirinto.
Nina! Ma sagarda braggio, sagarda braggio! C'è quel riso arroz? Caccia sui tedeschi, il risotto arrivò. Ciao Dì! Arrivò! Ciao Dì! I tedeschi arrivò, se ne sono messo a torre, se ne sono fatto tanti complimenti. Raccontate, se cercava, perdite il cazzo sul risotto. Ah, sono andato in catena, accompagnò Carle Franz, da portare al butili. E tu due, bene giù? Va bene, allora. Avevamo a dire Margherita e servire per i film, si muore. Va bene, va bene. E gli antipasti. Va bene, Duma. Passai da che con Ginsu? Ginsu, dai. Sta qui, pugiasse. Ginsu. Fräulein, vuole spaziar du mit mir? Grazie un teffel! Scheiße, scheiße! Yeah, no, no, no.
Vai! Vollen wir uns dutzen? Possiamo darci del tu? Ja, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Ma sicur, anzi. Oh, danke, danke schön. Grazie, grazie. 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 Gut, gut, gut. Delicatesse. Oh, danke schön, danke. Cioccolatine. I live in Deutschland. Io amo la Germania. Deutschland über allem, sopra ogni cosa. Deutschland über allem. Wunderbar. Sehr freut. Ja, ja. Vuol dire magnifico, piacere. Ja, ja. Allora, Herr Major Hans von Altenberger. Ja. E Herr Marschall auch Hobrecker. Ja, ja. Einen Moment. Eine kleine deutsche Musik, una piccola musica tedesca, und eine kleine Italian Musik, una versione musicale in italiano, giusto? Voi singen ein Lied, cantate la canzone, noi suore il motivo, la melodia, ascoltare la melodia. Contessa, è pronta? Benissimo. Oh, danke schön, danke. Bitte schön. Danke schön, danke schön. Ja, Lili Marlene, gut, Lili Marlene. Oh, gut. Lili Marlene, gut. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorgerò con te lì di madre, con te lì di madre. Oh, mein Freuden, mein Freuden, gut, mein Freuden. Gut, mein Freuden, gut. Prosit, jawohl. Wunderbar, Kanarienvögel! Ma che bei Kanarien! Der Strüde! Das ist eine Überraschung! Wer ist denn da? Wenn du weg kommst! Jawohl! Steige auf den Lastwagen. Jawohl! Und fahr los! E übertrage den Camion! Jawohl! Banditen! Aske! Li portiamo alle scuole! Aske! Banditen! 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 Aber schnell! Steste di casa!
benedetto ragazzo, Camillo, benedetto ragazzo, hai visto? È con i partigiani. Davvero? Io me lo sentivo, guarda, l'avevo immaginato, veramente. Facciamo una cosa, spegniamo le luci, sì, e andiamoli a vedere alla finestra. Passiamo di qua che li vediamo meglio, andiamo, eh? Andiamo a vedere che vanno. Raner dell'Immacolata, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Raner d'un bianco immacolato cariusissa, a scintilla e bagliur di sport. Oh, sì. I pasunelli hanno ricevuto la grazia da Yes Liber. Meno male, oh, sì. Ecco, meno male. Che sollievo. Sono messi in salvo. Ecco, che sollievo. Montagnè, fatta la consegna da legna, ne andate subito in timone. Per me è in salvo il suo bœuf, ma piantò a pesce. A pesce, ma guarda che ho un bel roba da quelli, anche più cari i bœuf quelli. Col conto però, le cagluma faccia, sì. Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, sì. I ragazzi sono salvi, sì, sì. Che sollievo, guarda, meno male. Allora faremo una bella festa. Oh sì, guarda, e scrivete anche che, un siavo di menzana, anche per i freschi, per i allora si è però mangiato l'altro, eh? Oh, sale! Oh, eccolo! Lei pensa solo a mangiarsi strudel, eh? Perché te no? Senza nuote, no? Senza nuote. Ma allora, come andate? E gli altri? È andata bene, gli altri... Agostino nel forno, e gli altri sono andati in montagna per presumere. Perché la mia esprudenza, ah, sì. Con tutti i sporchi si è sentita a raggio 30 km. Presta da Roma che più termilissi. SS, Brigate Nere, tutto addosso in nuoto, Tutte. Ma guarda, perché sei mi andato in montagna con gli altri? Si scappa la paghetta per tutti, E quel pan che è col fatto, frate? Perché? Non abbiamo sempre una mano. È per nuoto, però... Per nuoto non è pericolo, no? Ma no, vuota la sei di panettesi che lavora io in se qualche domo va giusto in giro, le per il vostro mestè. Ma l'hanno andato piuttosto. Jorgen, che fai al fatto? Oh. È andato con i partigiani, è andato con i tedeschi, o da l'indagine? Jorgen, ho mai detto salutò tanto la sogretta, l'ho mai detto salutò, perché a guerra finì, unirà per parlare, per dire una roba. Poi l'ha andato la sua compagnia, di sua compagnia, perché non era l'ora da lei. Beh, anche lei le sistemava. Poi Jorgen. No, no, oh, madonna, mi metto il droglio. È andato con gli addio, con i rambarri. Sì. I cecoslovacchi erano precisivi. È stato decisivo, i tramanovri è stato decisivo. È svelto. Ma do gli ordini in tedeschi? No, un momento, dagli ordini in tedeschi. Anche la mia la svedese che fai l'altra interprete? No, la svedese l'ho vista a me. La scapeva, l'andava su Primone. Rendeva forma il vento. Cambi spada. Con la forma là si la ciappa mai. Farò un termine un ufficiale tedesco. Al pudeva fuori. Allora. La sistemò per sé. Allora. Finalmente ti arrivò, Sono stata in ansia. È dir poco. È dir poco perché con tutto quel finimondo, quella sparatoria, guarda, c'era da tremare, tremo tuttora. E noi no. Tranquilla, tranquilla. Cammino in salvo, siamo tutti salvi. Sì, meno male. Se spareva mille era meglio. Era bello. Ben tanti i tedeschi, prima o dopo, tornano qui. A due invece il camion, quando arriva al posto il blocco.
prima che arrivassi in mezzo al ponte, i tedeschi gli hanno cominciato a sparare. Ta-ta-ta-ta! Per fermare l'avanzata. Ma in questa niente da fa. Il camion, si vede che era la neve, alla che me ne succederà in mezzo al ponte. Roba smurrente staffa. Appunto! E il fiore, agli altri me ne so sparare. Ed è imprendendo il camion, dei due fiori, che pariva due equilibristi, roba circo. Gli lanciava il bomba a manta, non mi fosse sta culando. E la notte, due, de tre, intercassò dal camion, i sventaglia da raffica e mitra. Bum, bum! Gli pariva il fuoco artificio. Sì. Quando per un pisca il camion la passò la curva e che non c'è ancora la tre, un pisco è fatto, adesso a torni d'occa. Giusto, giusto. Allora? Mi strida le prendo. Adesso è con spena parola. Perché la Luca si è mai successo. Mangiò gli strudi senza di me. Meritano tutti gli applausi di questo pubblico caloroso
e affettuoso. Ringrazio quindi tutti i rappresentanti, vedo qua, delle istituzioni locali, e soprattutto ringrazio il gruppo, un gruppo che ha lavorato molto bene, in maniera, superando tante difficoltà, tanti incidenti di percorso, ma che ha affrontato, io dico, il teatro come uno spazio di educazione permanente, uno spazio per la riflessione, soprattutto per non dimenticare il nostro passato, per le nostre radici, e poi io direi anche per dare continuità a una tradizione e che ha come intento quella di far conoscere il nostro territorio, la nostra caratteristica, la caratteristica della gente di montagna che sa affrontare le avversità con il sorriso, con il senso dell'umor, tanta autoironia, non solo con tenacia, no? Ma anche con il sorriso sulle labbra. E quindi meritano. Adesso sono un po' affannata. Questo pubblico merita oltre. E lo dicevo. Offriamo a questi interpreti l'alloro, che è un simbolo, sì, di gloria, di trionfo e di onore, perché si sono comportati con onore, ma è anche, va bene anche in cucina. Per il sugo di funghi, stavo dicendo, di pomodoro e di brasato. Noi siamo in una terra che è ricca di questi ingredienti, e allora buona cucina a tutti. Grazie. Allora, vogliamo offrire. Ok. Prete sipario. Non so io, perché... Dai! Alla contessa, scheggia la nostra scheggia staffetta partigiana, sì. E fate di coraggio, perché non vi mangio mica. Dai, io non mi chiamo perché non ho, sono senza occhiali, non ho l'elenco, non posso leggere, non ho memoria. Allora, accendi tu quella che sei. Non cucino. La portano, però è il simbolo così. Dai, Marco. Capo ribelle, non ho chiamati partigiani per non offendere la memoria dei partigiani, perché ho detto insomma un'opera un po' grottesca e quindi non voglio offendere la loro memoria. Li ho chiamati ribelli perché in fin dei conti all'inizio erano ribelli a un sistema che li opprimeva, e soprattutto per difendere le proprie case, le proprie famiglie e tante altre cose, insomma. Ognuno aveva la sua motivazione. Al nostro Montagnier, alla nostra, è qua? Sto tenendo centro. Sì, l'assessore alla cultura si è dedicata anche all'arte della recitazione, e devo dire, la devo ringraziare in particolar modo, perché ha dato fiducia a una strafusoria come me. E sì, io non ero tanto qualificata all'inizio, no? Quindi, va bene, dai. Al nostro carissimo, bravo, Max detto Brigantino. I nostri mitici Barracuda, che si sono sono i mitici
Barracuda, Barracuda che si sono trasformati in ufficiali tedeschi romantici. Oh, il contino Camillo è bravissimo, bravissimo, bravo, bravo. E questi, l'innamorato cecoslovacco, i nostri tedeschi pasticcioni. La nostra sfollata di Genova, l'ultimo acquisto, e abbiamo inserito questo cameo perché effettivamente c'erano molti sfollati a Varzi, no? Da Milano, da Genova, così. E allora abbiamo pensato di valorizzare anche questo personaggio, questa figura. E questa, la mitica Pina, l'abbiamo dato tutti. Ah, e poi le colonne. Le colonne del teatro, le donne ombra, le donne che non vogliono farsi vedere perché vivono dietro i sipari. Comunque, Luisa, ecco, la nostra colonna. Che... poi, dai, Luisa! Che io la definirei Visconti, perché è pignole, precisa nell'arredamento come Visconti, ma anche chiara, aspetta, ecco, chiara silenziosa, si ha sostenuto fino alla fine, Mariuccia, Mariuccia, ecco, che è, se lei è Visconti, questa qui è Zeffirelli. Ah, ah, Bob. Sì, le luci, no, le luci, sì. Ecco, sì, doppia palma, i suoni, Bob, mio Bob, marito. Bob, Bob. Ecco, sì. Ecco, sì. E poi, c'è qualcun altro? Ah, i ballerini, grazie, grazie. Oh. La contessa Pippio, gli ospiti della contessa, avanti, ci vuole il ciambellano? Scusatemi, grazie, il nostro mitico, adesso permesso tutti i mitici, grazie, Giulia, Fabrizio, Noemi che non viene. Vieni, dai, Noemi. Noemi, dai. Se avessi l'arco, dai. Allora, facciamo così, Fabrizio. Ecco, fa da ambasciatore. E poi ho dimenticato qualcun altro. La ballerina, dai. Laura! Scusami. Ma io ci vedo poco, poi sei in jeans, sto scambiato per un ragazzo. Scusami. Basta, non ce ne sono più. Non c'è più nessuno? Siamo sicuri? Non c'è più nessuno? Ah, grazie. Anche lui mi ha dato fiducia. Ma siamo proprio sicuri che non c'è più niente? Questo è per te, da parte degli amici di Varzi Viva. Un grazie sentito, Fiorenza. Te lo meriti. Tutto per te, questo pubblico. Grazie. E un applauso a tutti gli attori, a tutti i ballerini. A tutti, grazie. Siete stati veramente bravi. Bene, la serata si conclude qua, ancora un grazie a tutti, vi aspettiamo domani, per chi volesse venire c'è la replica domani alle 15, altrimenti al prossimo anno, ragazzi.
con il lacci dentro i calzoni. Wee! Torno di un pipo.